ci riprova Gabriele. Ciao a tutti e benvenuti qui, dove? Nella nostra cucina virtuale. Brava. Mi stai emozionando, l'ha detto bene. Brava, ti ragazzi, sei oggi un'impresa veramente stoica, un qualcosa titanica, di titanico, un qualcosa di unico, raro, indescrivibile. Gabriele si cimenterà e si cimenterà in un tributo a una donna che lui ama, una donna vivente che non sono io, che lui ama. Chi è questa donna? Ciao Adelaide Melles! L'eroina gastronomica di Gabriele, la pasticcera che custodisce qui nel suo forte cuore, perché Adelaide Melles ha creato il ciambellone più soffice del mondo, che voi dovete sapere è il ciambellone preferito in assoluto su tutti di Gabriele. Gabriele però questa volta ha voluto fare un tributo ad Adelaide. Come hai chiamato questo ciambellone? Il ciambellone, come l'ho chiamato? Come la chiamerai? Dolcezza all'arancia per Adelaide, quindi... Che tenero! Una rivisitazione, cos'è? Una rivisitazione del ciambellone più dolce del mondo. Sì, in chiave siciliana, con gusti tipicamente siciliani, e questa torta è veramente adatta a qualsiasi ricorrenza, anche matrimoniale. Insomma, va bene. È ottima anche per i funerali. Che farina hai scelto? E anche per i funerali. Ho scelto una farina integrale. Quindi è una dolce soffice all'arancia, tributo ad Adelaide e Melles, con farina integrale e zucchero Benissimo. Di panna. Spostiamoci di là e andiamo a vedere che ha combinato il nostro compà. Ciao amici e benvenuti qui su Body Toys. No! Su Due Cuori una cappa. Benissimo. Oggi siamo io e papà. Bene, faremo una torta perché domani andiamo a fare una mini scampagnata e quindi faremo una torta con il mio nonno e Maria. Benissimo. Quindi prenderemo come spunto la ricetta di Adelaide Melles e faremo una nostra versione tutta siciliana, diciamo. Quindi in onore di Adelaide, un tributo. Beccati questo Adelaide, un tributo. Un tributo con tutto che sei viva, quindi benissimo. Bene. Allora, quindi vi daremo gli ingredienti di questo super ciambellone. Benissimo. Anche se noi ne faremo un po' di più perché voglio anche i muffin. I muffin. Perché come fa questo ciambellone Gabriele non lo fa nessuno. Quindi, ma noi quindi vi diamo gli ingredienti per una teglia di misura normale. Certo. Che sarebbe questa qua da 28 centimetri da dell'IKEA. Questa qua dell'IKEA, insomma, 22, eccola qua. 28, 22, 26, insomma, una teglia normale. Bene, iniziamo subito. Ecco gli ingredienti. Mi serve 250 grammi di farina integrale. Bravissimo. Setacciata. Così facciamo anche la cacca. 250 grammi di zucchero di canna. Bravissimo. 250 grammi di zucchero di canna. 3 uova intere. Intere. Una bustina di lievito per dolci. 130 grammi di olio di semi. E che semi sono? Semi di girasole. Bravo. Poi un pizzico di sale. Bravo. Un pizzico di vaniglia. Vaniglia. Bravo. 130 grammi di acqua. Bravo. 100 grammi di scorzette di arance candite. 100 grammi di scorzette. Di scorzette gradite. No. Candite. Candite. Di frutta candita, quindi in questo caso arancia, è arancia. Arancia. Le scorzette gradite piacciono a tutti. Scorzette gradite. E poi la buccia di un limone, la buccia di un'arancia, naturalmente che siano bio. Perché non importa che siano belle o brutte, l'importante è che siano bio. Ok? E iniziamo subito! Evviva! Infatti! Come prima cosa versiamo lo zucchero. Io! Vai! Lo verso! Wow. Bravissimo! Tutto! Bravo! Sì. E le 3 uova! Sì! Naturalmente voi mettete 3 uova, qua ne vedrete 4 perché noi stiamo facendo una razza in più per fare i muffin. Enorme! E quindi ora andiamo di fruste. Prima immergile. Immergile, brava. E parti dalla bassa velocità. Aggiungiamo il sale. Io lo aggiungo. Niente, l'ho fatto io. Poi. Io aggiungo l'olio. No, aggiungo io l'olio. No, io. Aggiungiamo l'olio tutto. È un cucchiaio poco colmo di vaniglia. Bravissimo. E quindi anche la scorzetta di limone e di arancia. Vuoi farlo tu, Enzo? Io sì. Tieni la ciotolina, dai. Così. E continua a mixare.
versiamo la nostra scorzetta nell'acqua. Nell'acqua. Cosa faremo con questa scorzetta nell'acqua? Un'emulsione all'arancia, in modo che metteremo l'aromatizzazione e la dolcezza delle scorzette candite senza far vedere i canditi. E tutti adoreranno i canditi. Quindi per tutti i non amanti dei canditi, di quella, insomma, di quella cosa dura che tu mordi, quindi una... con una consistenza diversa, quindi non possiamo permetterci che il ciambellone più soffice del mondo abbia questa consistenza dura, giusto? Al suo interno. Insomma, a me piacerebbe. Benissimo. Ma siccome voi siete lisci e comunque una volta frullate le scorzette rilasceranno gli oli essenziali, insomma verrà una roba buona. Quindi col mixer immergete e frullate. Quindi versiamo la nostra emulsione all'interno dell'impasto, tutta quanta, e diamo una botta de frullatore! Una botta! È arrivato il momento delle polveri. Vai! Setacciamo il lievito nella farina, a poco versiamo dentro. Nel frattempo frullo? E frulla, certo, che sto aspettando. E facciamo prendere la farina all'impasto. Ok. Ungiamo lo stampo. Abbiamo messo un poco di olio di semi nello stampo. Prendiamo anche un fazzolettino di carta e lo passiamo su tutto lo stampo. Mi raccomando, cercate di non dimenticare la parte soprattutto centrale, che è quella che di solito crea più problemi in questa tipologia di stampi. Il tubo. Sì, il tubo, già fatto. Benissimo. E versiamo il nostro composto per i due terzi. State attenti al buco. Licia da Napoli mi scrive: ma come faccio a raccapezzarmi? Come faccio a capire i due terzi di uno stampo? Prendi. Licia da Napoli? Non lo so, dipende dal tuo stampo. Quindi la posta funziona, rispondiamo a tutti i messaggi. Versa la Un altro amico, la fonta, Pippo da Cireale, ci scrive: se non ho l'arancia, posso usare il mandarino? Terzo amico, l'amanto. Dipende quanti spicchi ha. In forno preriscaldato, ventilato a 180 gradi per 40 minuti circa. Fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno è a sé. Ci vediamo dopo, io lo metterò nella parte mediana del forno. Ciao. Okay. Benissimo, sfornata la nostra torta. Naturalmente ora noi la giriamo. E per rifinire... una bella sventagliata di zucchero a velo. Eccola qua, guardate. Benissimo. Che bella. È bellissima veramente. Quindi grazie a questo simpatico stampo che abbiamo comprato alla Lidl è venuta questa simpatica torta morbida. Il ciambellone soffice rivisitato da Ombretta. Rivisitato da Ombretta. No, fai troppi complimenti. Ebbene, quindi se vi è piaciuta la ricetta mettete un pollice in su e noi vi lasciamo le foto. Si vedrà anche l'interno. Ciao. Visto solamente ingredienti semplici, veramente facili da trovare e che renderanno questa torta un dolce completamente nuovo al vostro palato e vi renderà più ricchi nell'anima. Devo e vi aiuterà anche nei problemi di stitichezza. Devo dire che la genialata che ha avuto di frullare tutta mia genialata, sicuramente la mia genialata. Ma io ti volevo dare i meriti. Ma no, non ti puoi dare i meriti. La genialata che ho avuto di frullare la scorzetta candita è stata meravigliosa, perché dà tutto l'aroma del candito all'arancia senza la callosità dello stesso. Enzo, ne ha mangiate fettone, che quando vede un candito non la voglio, così ne ha mangiate invece tantissima. E il fatto di aver usato una farina integrale e dello zucchero di canna non ha inficiato minimamente né la morbidezza del dolce, né la sofficità, né la bontà. Una merenda veramente spettacolare questa con questo ciambellone, ma del resto lo sappiamo, Adelaide Melles è sempre una garanzia, qualunque variante del suo ciambellone è sempre una festa portarlo in tavola, quindi grazie Adelaide sempre. E se vorrete riprovare il ciambellone di Gabriele, non questo ma quello che vi ha dato in ricetta, fateci sapere come vi viene. Bene, allora noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui
sulle vostre tavole. Ciao e benvenuti all'estrazione della borraccia dell'infusore della Fitti. Allora, è il 26 aprile, sono le 7:37 del mattino e i commenti su questo video da parte vostra sono stati 169. Andiamo su random.org, ho aperto la paginetta, ecco qua, facciamo uno di 169 e vediamo chi è. Il numero 43. Vediamo subito insieme chi è, così vi faccio vedere come conto. Su ogni pagina ci sono 20 commenti, ordino dal più recente al meno recente, ecco qui. E allora i primi sono 20 e vanno via lisci così. Ci segniamo l'ultima dei 20 e ce ne sono altri 20 e vado liscia così. Abbiamo detto, non sbagliamo, sono 43, giusto? Sì. Quindi mostriamo dopo Bianca gli ultimi 3. 1, 2, 3. E la vincitrice è lei, Titosa Nails. Ciao Ombretta, anche secondo me questo metodo aiuta molto la diuresi. Se associata ad un'alimentazione sana può aiutare a perdere liquidi in eccesso. PS, la borraccia è bellissima e spero di vincerla. L'hai vinta, Titosa Nails. Mi viene difficile dire il tuo nick. Bene, fammi sapere il tuo indirizzo e la borraccia arriverà a casa tua in tutto il suo verde splendore. Per tutti gli altri non ne mordete, gli Huawei torneranno prestissimo e noi ci vediamo per il prossimo video. Grazie a Fitti e un grande bacio a tutti. Ciao! Ciao a tutti ed eccoci pronti all'estrazione delle capsule del caffè Officina della Cialda. Questo video l'avete visto in pochissimi, 999. Che numero, la cabala parla chiaro, vi siete rotti le capsule dei video sulle capsule, soltanto 39 commenti mi pare, andiamo a vedere, sì infatti, quindi sarà facile vincere queste capsule, andiamo su random.org, 1 di 39, incrociamo le dita e vediamo chi è il vincitore. Che fortuna per me che non devo contare. Il numero 39, andiamo subito a vedere chi è. Gli ultimi saranno i primi, sì. I messaggi profetici sono più di uno in questo video. E allora andiamo a vedere. Anche 39 è il numero degli anni di... Di chi? Di qualcuno. Ma sì, di Lucio Dalla, non lo so, Gabriele. Perché quando ci sei tu i video prendono sempre queste pieghe? Vinci tu! Ale G. Topper, ciao, allora vinci tu, buona giornata, non esagerate con il caffè, effetti collaterali, beh ce lo dirai tu stessa non appena ci invierai il tuo indirizzo, perché potrai farti tantissime capsule buonissime, tra l'altro vedrai che sono proprio buone e ci farai sapere cosa ne pensi. E allora mandaci il tuo indirizzo sulla pagina Facebook di Arte per Te e le capsule di Officina della Cialda saranno tue. Questi due faccioni simpatici vi salutano, non demordete e soprattutto non annoiatevi le video recensione, sono utili, e quindi noi ci rivediamo al prossimo video e perché no anche ad un prossimo giveaway. Un bacio a tutti, ciao.